Salve a tutti ragazzi, in questo video utilizzerò del materiale che ho registrato durante una chiamata Skype in cui spiegavo dei concetti di Python base per la data science. Quindi buona visione. Allora, cos'è Python? Vabbè, qui fa vedere nel 2017 addirittura i linguaggi ordinati per i più popolari. Fa vedere che c'è Python. In realtà dipende dove questo campione viene preso, perché preso nel mondo dei sviluppatori front-end cioè, o web, in generale c'è il mondo Node.js, che è questo qui, che è andato a cui c'è 77%, ma in realtà io posso dire che è un linguaggio molto utilizzato. Poi c'è Java, che ad esempio è il linguaggio che mi hanno insegnato la mia triennale informatica e laurea magistrale, che è un linguaggio con determinate caratteristiche, che poi magari vi mostrerò e vi mostrerò anche qualche differenza, ma così alla grande, alla leggera con Python, è perché Python ha dei vantaggi su Java o su R. Addirittura io volevo fare una lezione intera sul perché Python poi alla fine ha battuto R, ma magari riuscirò a parlarvene così un po' informalmente. Vabbè, qui fa vedere i trend, ad esempio qui che è in crescita, vabbè, dovrebbe essere questo qui. Oh, qui addirittura fa vedere i jobs. Allora, in realtà di queste slide qui mi premeva farvi vedere il fatto che sia interpretato. Che cos'è l'interprete? Banalmente, allora questo qui, registrando, apriamo una shell. Questo oggetto qui, che io chiamo, allora intanto partiamo dalle basi della command line interface. Questo qui è la command line interface. Io sto utilizzando Linux e questa qui si chiama Bash, così, Bash. Bash è un programma che possiamo anche chiamare terminale e funziona banalmente che io passo una serie di parole separate da spazio, ad esempio Python, spazio, aspetta, oh, ok, allora, Python, spazio, un'altra parola, per esempio in questo caso è first.py, che in realtà è il nome di un file, però banalmente questa stringa qui, questa sequenza di caratteri, viene data in input a questo programma qui. Quindi bash funziona che la prima parola della sequenza di parole che formano un comando, la prima parola identifica un programma. Dopodiché tutte le restanti parole, separate da spazio, vengono passate come argomento al programma che viene chiamato. Ok? Quindi in questo caso sto chiamando Python e sto passando come argomento la stringa first.py. Potrei passargli come seconda stringa, per esempio, per esempio questo qui, meno i. Ok? Qui è un'opzione, ma magari ve lo spiego un po' più tardi. Comunque anche meno i è una stringa, quindi una sequenza di caratteri, che viene passata al programma Python. Ok. Domande fin qui? La domanda che viene posta è: ma in Windows esiste la Bash? Allora, sì, però Windows c'ha la sua sintassi. Credo che in Windows si chiami PowerShell, che è sostanzialmente un programma che rispetto al prompt, il prompt dei comandi dovrebbe risalire agli anni, non so, 90, quando c'era Windows 95, allora l'hanno mantenuto per retrocompatibilità, cioè tutti i programmi che erano scritti per la shell vecchia, per il prompt dei comandi, funzionavano anche sulle versioni Windows più recenti. Poi hanno sviluppato la versione più nuova che si chiama PowerShell, che penso sia anche abbastanza cool, nel senso che ha delle belle funzionalità, però quello poi diciamo, io non te ne so proprio parlare, ma proprio niente. Ok? Però c'è una sua sintassi, anche lì dovrebbe funzionare bene o male nello stesso modo. L'unica differenza tra l'unica, una delle maggiori differenze tra Windows e Linux è che in Linux praticamente per identificare allora questo qui, ok, è un pass,
c'è una serie di nomi di cartelle che formano il modo per accedere appunto al file system, quindi il modo per accedere a una cartella. In Linux viene utilizzato questo carattere qui, che è il backslash, invece in Windows questo qui. Questo fateci attenzione perché a volte fa esplodere i sistemi. Quindi, breve parentesi sulla command line interface. Quindi è interpretata. Quindi abbiamo parlato del processo Python. Processo Python che banalmente è quello che viene chiamato quando io eseguo questo comando. È un processo che viene istanziato e sostanzialmente fa da interprete. Fa da interprete al programma che io gli passo. In questo caso se il programma è first.py, Python, chiamiamolo da oggi in poi runtime o interprete Python, apre il file first.py e lo esegue. Quindi è interpretato, poi ha questa caratteristica che è interattivo, cioè se io passo Python senza nessun argomento, lui lancia l'interprete Python interattivo, in realtà c'ha un nome che è questo qui, REPL. Che sta sostanzialmente per Read, Eval and Print Loop. Praticamente quello che fa è legge quello che scrivi, lo valuta, quindi l'interprete valuta la stringa o la linea di codice che stai scrivendo e stampa in output il valore che viene valutato. Cioè se io scrivo 5, lui lo legge, lo interpreta come 5, quindi il suo valore è 5 e allora stampa 5. Ok? Se scrivo 5 più 6, lo legge, lo interpreta, quindi al suo interno esegue l'operazione 5 più 6 e stampa il risultato 11. Questo è REPL, significa che è interattivo. Domande? Poi è object-oriented. Questo purtroppo non so se riuscirò a spiegarvelo, mi piacerebbe tantissimo spiegarvelo cos'è object-oriented e cosa vuol dire. Non so se ce la faccio, spero di riuscirci. Se faccio la terza lezione, probabilmente sì. Ecco. Quindi vedrò di spiegarvi un po' che cosa vuol dire orientata agli oggetti. Banalmente è un modo di programmare, di pensare alla programmazione, pensando, diciamo, di progettare degli oggetti. Object-oriented invece si confronta con altre metodologie di sviluppo come la programmazione, diciamo, procedurale o funzionale, sono altri paradigmi. E ogni linguaggio poi, diciamo, sposa questi paradigmi e quindi poi alla fine il codice che ne viene è totalmente diverso. E poi ha il vantaggio di essere un linguaggio molto simile all'inglese e quindi è facilmente capibile poi una volta. Cioè è molto simile al linguaggio naturale, proprio perché evita molti caratteri e molte cose che magari possono confondere l'occhio umano proprio. Quindi, vabbè, parentesi compilazione, non ve la faccio, però sappiate che cosa succede? Che quando un programma, in questo caso .py, viene scritto, può essere interpretato o può essere compilato. Ok, diciamo per semplificarla, la compilazione permette di tradurre un programma, per esempio first.py, che è scritto in Python, permette di compilare, di tradurlo in un formato, che è un formato, diciamo, più a basso livello. Mi spiego meglio. Python, Java sono tutti linguaggi di programmazione ad alto livello, significa che l'uomo è in grado di capirli, perché sono linguaggi più, che hanno diciamo, una sintassi e una semantica più vicina a come ragiona l'essere umano. La fase di compilazione traduce i linguaggi ad alto livello, quindi Python o Java, in linguaggi a basso livello, significa che sono dei linguaggi scritti in maniera tale che il processore e le macchine su cui viene eseguito il programma, la macchina su cui viene eseguito il programma, è in grado di comprenderlo, ok? Quindi questa è la compilazione. In C questa cosa viene fatta ad esempio con il GCC, che è il compilatore C. Per esempio,
se scrivete man, ecco, man è un altro comando molto interessante del bash, vi dà il manuale, quindi voi gli passate al man come argomento il nome di un altro comando e vi dice che cosa, vi dà il manuale di quel comando che stai chiamando. Ad esempio, GCC è il compilatore del C e del C++, ma questa è un'altra storia. In ogni caso, quello che vi interessa sapere è che voi, quando chiamate Python spazio first.py, lui interpreta, cioè esegue ogni riga del vostro programma in Python, la esegue traducendola uno a uno con un blocco di codice già compilato. Domande? Magari mi ripeterò più avanti in maniera tale da spiegarlo meglio. Non è un concetto fondamentale da conoscere, però sapete che c'è una differenza tra l'interpretazione e la compilazione. Poi vabbè, ha una sintassi di base. Io in realtà qui volevo parlare, vabbè, qui sono i data types che ve li spiegherò più avanti. Vi volevo parlare del fatto che c'è Python 2 e Python 3. Allora, quello che c'è da sapere qui è che se io scrivo un programma in Python 2, solo l'interprete Python 2 è in grado di leggerlo. E viceversa, se lo scrivo per Python 3, solo l'interprete Python 3 è in grado di leggerlo ed eseguirlo. Quindi, tutti i programmi che sono stati scritti in Python 2 possono essere interpretati ed eseguiti soltanto dalla runtime, dall'interprete Python 2. E questo pone dei problemi per l'aggiornamento del software, nel senso che tutti questi software che venivano eseguiti in Python 2 devono essere con, de, no, no, non, posso, non sono compatibili col codice scritto in Python 3. C'è solo questo da sapere, punto. Partiamo dal virtual environment. Allora, il virtual environment che vi ho fatto installare è un modo per mantenere gli ambienti isolati. Che cos'è un ambiente? Ora ve lo spiego che cos'è un ambiente. L'ambiente lo possiamo definire come un insieme di dipendenze, quindi altre librerie che vengono utilizzate. Credo che in R si utilizzasse tipo install packages, qualcosa del genere, e per ogni dipendenza c'è una versione. Quindi faccio un esempio, io sto scrivendo un programma, appunto sto first.py. Allora, questo first.py utilizzerà una libreria che ad esempio riconosce oggetti dentro le immagini, utilizzando un modulo di machine learning. Questa roba c'è in Python, è molto, molto figa. Allora, è importante, per questioni di riproducibilità, quindi anche per questioni di stabilità del software, che io specifichi esattamente per ogni dipendenza quale versione sto usando. In particolare, questa cosa si fa in Python specificando un file che si chiama requirements.txt, e questo requirements.txt ha una serie di linee, di righe, e ogni riga ha una dipendenza con una sua versione. Ad esempio, se voglio utilizzare pandas, la scrivo pandas e poi la versione di pandas. In realtà questa cosa ve la spiego un po' più avanti come farlo al meglio, però sappiate che ogni riga identifica una dipendenza e una versione. Perché questo è importante? È importante perché Python banalmente è un linguaggio che viene utilizzato in produzione, cioè il processo di un data scientist, il processo di lavoro di un data scientist è: ok, ho dei dati, li prendo, li carico, li pulisco, faccio delle trasformazioni di alcuni attributi, ad esempio faccio il log oppure altro, oppure faccio appunto, creo le dummy variables. Poi magari droppo, butto alcune colonne. Dopodiché faccio il mio modello di regressione, vedo i risultati, mi piacciono. A quel punto posso pensare, ok, lo metto in produzione, cioè magari lo metto su un server che analizza i dati reali,
quindi carica questi dati, li pulisce, fa il modello di regressione e emette un output. Quindi ho bisogno di avere un sistema che sia stabile, sia stabile anche nel modo in cui vengono definite le dipendenze. La questione dipendenze io penso che ve la dovrò descrivere molto meglio, cioè come un software evolve nel tempo, in particolare c'è da dire per esempio di questa cosa qui, che è uno standard, ok? Voi avrete visto sicuramente il codice, quindi le librerie versionate con questi tre, con tre numeri separati da punto, ok? Questo qua si chiama semantic versioning, ormai è uno standard nello sviluppo software sul web, e identifica tre numeri. Il primo è il major version, e significa che se io cambio questo numero, la versione che sto rilasciando, quindi per esempio io passo dalla 2, che era la versione precedente, sto facendo la versione 3 di un software che io rilascio e metto pubblicamente online, la versione 3 non è retrocompatibile, è un po' come Python 3 e Python 2, ok? Quindi io ho la possibilità di emettere una nuova versione del software, però sto dicendo a tutti, quindi lo sto pubblicando online, sto dicendo attenzione, non c'è la retrocompatibilità, quindi tutti i software che utilizzavano il mio software alla versione 2 dovranno aggiornarsi, dovranno andarsi a studiare come io ho modificato il software dalla 2 alla 3 e modificare, diciamo, quindi dovranno aggiornarsi su come io ho modificato le API, vi spiegherò anche cosa sono le API, per chi non sapesse. E quindi dovete aggiornarvi se volete utilizzare la nuova versione del software. Se non volete, comunque la versione 2 del mio software è online, potete ancora utilizzare quella vecchia, magari è possibile che io non la mantenga più, cioè non faccio delle attività di bug fixing e aggiungere delle feature. Ora vi spiegherò un po' che cosa sono. Intanto vi spiego che cosa sono le API. Però forse per spiegarvi le API dovrei spiegarvi un attimo cos'è una funzione. Ad esempio, voi avete visto le funzioni in R? Ok, praticamente in R principalmente, che poi una delle funzioni, diciamo, in programmazione che fa, le usa, okay. Oltre a usarle le puoi definire. Definire significa che tu sostanzialmente stai fornendo a terzi, nel caso in cui io sto creando una libreria che fa per esempio calcolo, non so, mi calcola la temperatura della CPU del cellulare, ok? Allora io offro questa funzionalità, chi usa questa funzionalità chiamerà delle mie funzioni e le chiamerà utilizzando una API. API sta per Application Program Interface. È un termine generico, ci sono le web API che sono un insieme di interfaccia però che operano sul web e hanno uno standard. In questo caso le stiamo definendo come API Python. Per esempio, io definisco una funzione che chiamo compute temperature. Ok, questa funzione prenderà, non lo so, il modello del mio cellulare. Dopodiché farà dei calcoli e restituirà una temperatura. Ok. Il fatto che io ho questa firma qui, intanto il nome si chiama firma di un metodo, il nome di una funzione, il nome dei parametri, l'ordine dei parametri e anche il loro tipo, ma a questo ci arriveremo presto. Questa firma qui identifica una API, cioè sostanzialmente se io sono qualcuno che sta utilizzando questa libreria, il codice che sto scrivendo utilizzerà quella funzione con quella firma lì, per esempio. Creiamo un altro file che fa import first, ok? Quindi io facendo l'import posso utilizzare compute temperature, aspetta, questa roba ve la spiegherò poi, forse sto andando un po' avanti però. Cioè la sintassi, in questo modo sto from first import temperature. Ok, praticamente qui sto utilizzando questa funzione di un terzo, di una terza persona, magari non necessariamente sono io, che mi fa il computo della temperatura. E per esempio il model è Huawei. Ok, e quindi qui avrò T. Ora, siccome
questo programma qui si sta interfacciando con questo programma qui, se nelle versioni successive di rilascio di questo programma il creatore di questo programma mi cambia questa firma qui, quindi mi cambia model, ad esempio non prende più model ma prende, ne so, un'altra cosa, oppure addirittura lo toglie questo metodo qui, chiaramente io che sto utilizzando quella libreria alla versione 2 e lui sta facendo il rilascio alla versione 3, non sarò più in grado di utilizzare la libreria alla versione 3 perché non c'è materialmente più questo metodo, questa funzione, scusate, o magari non prende i parametri come glieli sto passando io. Quindi, diciamo, il semantic versioning è un modo per standardizzare il modo in cui software sviluppati e rilasciati su internet comunicano tra loro, dipendono tra loro, e questo standard segue delle regole. Quindi, se io cambio l'API in maniera incompatibile, devo modificare il major, che è il primo numero. Come vedete qui, no, c'è il major.minor.patch. Il minor version è quando aggiungi una funzionalità. Quindi io, per esempio, sto aggiungendo un'altra funzionalità al mio first. Per esempio, def, questa è una funzione, che ne so, compute battery life. Okay. Ora, aggiungere una nuova funzionalità, in questo caso battery life, no, fa in modo che chi lo usa non deve modificare questo codice. Quindi, sostanzialmente io sto aggiungendo facendo una modifica al mio software, quindi sto rilasciando il mio software con una nuova versione che non è che è retrocompatibile. Ok? E poi c'è la patch. Patch significa quindi l'ultimo numero, quando viene modificato l'ultimo numero nelle versioni di rilascio, significa che sostanzialmente sto facendo bug fixing, cioè non sto modificando la firma, l'API, non le sto modificando, non sto aggiungendo nuove funzionalità, sto semplicemente aggiustando dei pezzi di codice che magari avevano dei problemi. E quindi rilascio il software con una nuova versione, in questo caso sarà la 2.0.1, se partiamo dalla 2.0.0, allora tutti quelli che utilizzano il mio software possono aggiornare le loro dipendenze, quindi possono andare a scrivere dentro requirement, per esempio metti che questa libreria noi la chiamiamo temperature.lib, ok. Allora la versione che noi rilasciamo inizialmente è la 0.0.1. Dopodiché io che ho rilasciato questa libreria mi accorgo di aver fatto un errore, che magari questo time non doveva essere un numero ma doveva essere un float, cioè un numero con la virgola. Allora faccio una modifica, la pubblico e dico a tutti ok, ho rilasciato la versione 0.02. Quindi io che sono second, quindi sto utilizzando quella libreria lì, modificherò nei miei requirement questa linea qui e lui in automatico, con un metodo che vi spiegherò adesso, si tirerà giù la dipendenza aggiornata con la patch, in questo caso con il fix, e tutto, diciamo, scorre fluidamente. Ora, ci sono un sacco di temi che vi ho citato che spero di riuscire a raccontarvi. Avete domande su questa cosa? Ok. Allora, quindi vi ho parlato di questo per parlarvi del virtual environment. Banalmente, il link che vi ho mandato vi fa creare un virtual environment perché? Perché in realtà sappiate che il vostro sistema operativo, specialmente se avete Mac o Linux, utilizza Python. Quindi, ricapitolando, il vostro sistema operativo, in questo caso Linux che voi dovete vedere, utilizza al suo interno Python per fare delle operazioni del sistema operativo. Magari, che ne so, una libreria che vi fa il, tipo questa, no? Vi fa il riconoscimento del Bluetooth, delle cuffiette Bluetooth, all'interno c'è una dipendenza, quindi c'è un, magari scritta proprio in Python, ok? Quindi lo sviluppatore che l'ha sviluppata, l'ha scritta in Python, ha delle dipendenze, oppure il sistema operativo nella sua gestione del file system, quindi la parte in cui gestisce i file, ha un modulo che è scritto in Python. Tutto questo per dirvi che anche il sistema operativo ha le sue dipendenze e ha un suo virtual environment che dovete stare attenti se non avete creato un virtual environment
avete utilizzato il virtual environment, chiamiamolo così, l'ambiente, l'environment, chiamiamolo così, chiamiamolo ambiente. Quindi il sistema operativo c'è il suo ambiente. Se voi create un vostro software, vi conviene farvi un virtual environment, quindi un ambiente separato con le proprie dipendenze, in maniera tale da non andare a sporcare le dipendenze del vostro sistema operativo. Cosa può succedere se utilizzate l'environment del sistema operativo? Magari smette di funzionare il sistema operativo. Ok. Quindi, ok, qui dice, fa vedere che è isolato. Addirittura, quando create un virtual environment, potete specificare se è Python 2 o Python 3. Dal 2020 in poi Python 2 non viene più mantenuto, cioè non viene fatto bug fixing, non vengono aggiunte nuove funzionalità. Quindi se voi dovete utilizzare un progetto, utilizzate Python 3 sempre, e pressoché una buona maggioranza dei progetti open source online sono già in Python 3, cioè stanno smettendo Python 2, quindi boicottate Python 2 sempre. Ok, qui fa vedere il discorso di virtual environment. E, ok, qua spiega banalmente che un virtual environment è installato in una directory. Vediamo se riesco a farlo live. Allora, qui sono dentro Python classes, ok. Ah, chiaramente come comando della bash c'è anche ls che mi fa il listing delle cartelle. Cioè questo per esempio, quelle blu sono directory, questi sono file. Quindi dovevo creare un virtual environment, no, lo faccio dopo perché prima devo spiegare cos'è pip. Esatto, cos'è pip? Pip è un altro programma, di solito vanno accoppiati, cioè Python e pip sono sempre insieme. Pip è il programma che gestisce le dipendenze. Cioè io per esempio quando voglio installare una libreria che mi fa il riconoscimento degli oggetti dalle immagini, utilizzo pip. Che cosa fa pip? Si scarica la libreria da PyPy. PyPy, questo website qui, è un po' il corrispettivo Python di CRAN, solo che, correggetemi se sbaglio, CRAN ha tutto un processo di pubblicazione delle librerie che è, diciamo, abbastanza vincolante. Sono ignorante al riguardo, quindi probabilmente ne sapete più di me. Invece Python ha pip, in questo caso, che è chiaramente un'infrastruttura, cioè ci sono delle macchine, dei server, in cui vengono ospitati gli installer, chiamiamoli così, delle librerie, e a cui pip si interfaccia. Cioè praticamente pip, quando gli dite installami una libreria, chiama PyPy, si scarica la libreria da PyPy e se la installa nel locale. La differenza appunto con CRAN, per concludere quella frase, è che qui chiunque può fare login, quindi anche io fare login, crearmi il proprio account e pubblicare i miei package Python. Per esempio io appunto mi occupo di per lavoro di misurazione temperatura dei device, allora pubblico la mia libreria su pip e chiunque nel mondo può fare pip install, questa è la sintassi, cioè chiamo il comando pip e gli passo come argomento, questo è un argomento, cioè gli sto passando la stringa install al comando pip, quindi sto praticamente dicendo installami la libreria, il nome della libreria che segue, ad esempio pandas. Chiaramente qui mi dice il requisito già ce l'hai già, pandas ce l'hai già installato, perché qui sto utilizzando un virtual environment che già contiene pandas. Però banalmente chiunque può pubblicare. Addirittura uno dei vantaggi secondo me di Python, ma in generale insomma del mondo, è che esiste questo sito che si chiama GitHub, che sicuramente conoscerete, se magari me fa vedere. Vabbè.
Questo sito che è github.com, banalmente github.com è un social network. Github.com è un social network di sviluppatori software che sviluppano e pubblicano software su, principalmente, ma non necessariamente, con licenza open source. Questo secondo me è uno dei vantaggi principali del fatto che Python abbia preso piede, perché è possibile scaricare roba che fa quasi tutto. Ma quasi tutto, in effetti no, lo dovrebbero aver prima inventato. Però per dire che chiunque può prendere e scrivere una libreria e pubblicarla. Fate attenzione perché non necessariamente, diciamo, è roba che funziona o è roba corretta. Fate sempre un double check. Anche perché i bug capitano a tutti, anche a quelli bravi. Quindi state attenti a quello che installate. Si installa appunto con pip install. In questo caso sto installando un programma scritto in Python che si chiama virtualenv, che mi permette di creare dei virtual environment. È scritto già in Python, quindi pip install. Chiaramente ce l'ho già, infatti. A quel punto, una volta che l'ho installato, posso chiamare il comando virtualenv direttamente. In particolare io gli passo le opzioni -p Python 3 e poi vuole come argomento la directory in cui creare il... Aspetta, vediamo. Ce l'ho? No, la devo creare. La directory in cui creare il virtual environment, quindi pend, con makedir sto creando una cartella e poi ok, l'ha fatto, mi sta dicendo bene, bravo, l'hai creato dentro Vemv. All'interno della roba che lui crea dentro la cartella di virtual environment ci sono tre cartelle, una lib, una include, una bin. Bin sono i binary, questo tipicamente nel mondo Linux. Binary sono eseguibili, quelli che magari una volta chiamavamo su Windows.exe. Gli include e lib sono le librerie che poi quando installi la roba utilizzando questo virtual environment, lui invece di sporcarti l'environment del sistema operativo salva le dipendenze dentro queste due cartelle qua. Quindi poi, una volta che voi volete cancellare un virtual environment, basta che cancellate questa cartella e lo ricreate. Però mi raccomando, quando create il virtual environment dovete anche attivarlo, cioè dovete dire al sistema operativo ogni volta che viene lanciato il programma Python o viene lanciato il programma pip, non utilizzare il Python e il pip del sistema operativo, ma utilizza il Python pip che stanno all'interno di questa cartella, cioè all'interno di questo virtual environment. Come si fa ad attivarlo? Dentro bin, questa qui è la lista. Questa è la lista degli eseguibili, in particolare abbiamo come eseguibile Python 3 e come eseguibile pip. E poi abbiamo questo comandino che questo qui è per Linux, probabilmente questo qui è PowerShell, ok? Quindi questi qui sono tutti gli eseguibili per i vari sistemi operativi. Come chiamo questo qui? Su Linux o Mac si utilizza il comando che è un altro comando, ma questo è un comando nativo del sistema operativo, si chiama source, che vuole come argomento il binario da eseguire, quindi source activate. Quindi c'è anche questo modo per lanciare virtual environment. Sto dicendo a Python, sto passando l'opzione -m a Python e gli sto dicendo di utilizzare il modulo virtual environment. Allora, parentesi opzioni. Allora, quando io chiamo sempre su bash, quindi a quanto pare questa lezione è più orientata su bash, sul terminale, che comunque è una cosa importante di Python. Quando io chiamo un
un programma da linea di comando, oltre agli argomenti diciamo che io passo, posso passare degli argomenti che si chiamano opzioni. Le opzioni tipicamente cominciano con il meno. Quindi, per esempio, ls mi fa il directory listing, cioè mi dice quali sono le cartelle e i file dentro la cartella attuale. A ls io posso passare delle opzioni. Per esempio, posso dire mostrami le cartelle come lista, quindi per esempio ls-l. E lui sa che me lo mostra come lista. In particolare questa roba che sembra una roba uscita dal film Matrix, identifica la prima riga, sono i diritti, sono delle triplette, queste qui sono i diritti dell'utente padrone, in questo caso è Eracle, questi qui sono i diritti del gruppo dell'utente Eracle, che in questo caso è il gruppo Eracle, e invece questi qui sono i diritti di tutti gli altri utenti. Linux funziona per gruppi utenti. Ma questa è un'altra parentesi. Poi vabbè, questo qui è il gruppo, questo è il padrone del file, questo è il gruppo del padrone del file, questa è la dimensione, questa è il mese, la data di creazione o ultima modifica, di ultima modifica. Quindi, perché vi ho parlato di meno "-l"? Perché per esempio anche Python prende come opzione meno "-m". Cioè io sto dicendo all'interprete Python, lanciami l'interprete, precarica o comunque lancia come modulo virtual environment, che è un modulo, tant'è che l'ho installato poco fa con pip, e dentro Python non lo posso lanciare virtual environment, cioè posso anche importare. Quindi meno "-m virtual environment", e poi vabbè, lì virtual environment vuole il nome del progetto, quindi diciamo è un modo per specificare una cosa che abbiamo già fatto, un modo alternativo. Quindi qui activate, deactivate, e con questo abbiamo finito. Ah no, sì, pip. Questo è per installare pip su Windows. Vabbè, può sapersi. Domande sul virtual environment, perché adesso vi parlerò dei data La domanda è: qual è l'utilità di utilizzare Virtual Environment e perché si fa? esempio, io ho questo virtual environment che io chiamo Base. Questo è dentro Anaconda, che poi vi spiegherò. E all'interno ho tutta una serie di dipendenze. Chiamando il comando pip con l'opzione freeze, gli sto dicendo dammi la lista delle dipendenze installate. Ok, queste qui sono tutte le dipendenze che ho installato dentro Base. Chiaramente io tutte queste dipendenze non è che, cioè io le uso per fare esperimenti, ok? Guarda quanta roba c'è. Per esempio c'è anche pandas, chiaramente, lo cerchiamo. C'è tantissima roba. Questo lo uso per fare esperimenti. Una volta che io poi dall'esperimento voglio passare a un ambiente di produzione, io ho bisogno di isolare queste dipendenze il meglio possibile. Isolarle da tutte quelle superflue. Cioè io magari banalmente sperimento, quindi comincio a installare roba che magari poi non uso alla fine. Però siccome sto sperimentando, ad esempio voglio fare riconoscimento di oggetti dentro immagine, allora installo una libreria che fa questo. Poi capisco che non mi serve più fare riconoscimento delle immagini, quindi passo a un'altra libreria. Quindi alla fine nel processo di sviluppo software, inizialmente durante la fase di esplorazione, la parte di data science, utilizzerò un virtual environment molto ampio. Dopodiché, quando io vado a fare refactoring, vado a migliorare il codice, cioè lo sto orientando per metterlo in produzione, ma questo è se questo lo faccio è un lavoro in più, vado a isolare le dipendenze che mi interessano e quindi creo un altro virtual environment che è specifico per quel programma lì. Quindi la domanda è perché è importante? Intanto è importante separarlo dal sistema operativo perché il sistema operativo ha le sue dipendenze che non vanno toccate. E poi nel caso in cui io dovessi pacchettizzare e mettere in produzione un software che fa appunto data analysis, a quel punto dovrei creare un virtual environment separato per cercare di mantenere le dipendenze più pulite possibile. Perché questo? Perché banalmente quando io installo YouTube DL, che è una roba per scaricare i video da YouTube, cioè me li scarica proprio come MP3, MP4. Questo YouTube DL al suo interno ha delle dipendenze.
Per esempio, YouTube DL utilizza una libreria che fa il parsing, no, sto dicendo delle roba che è incomprensibile, che fa delle cose specifiche col web. E però lui avrà come dipendenza una versione di questa terza libreria che magari va in conflitto con la dipendenza di Twisted. Ok, Twisted è un'altra libreria che al suo interno ha delle dipendenze, quindi queste dipendenze sono a cascata, è una specie di albero. Però poi sì, vengono tutte, confluiscono tutte, e ognuno con la propria versione, in questo unico contenitore. E Pip, quando fa l'installazione di tutte queste dipendenze, deve cercare la configurazione migliore che non faccia esplodere tutto, cioè deve trovare sostanzialmente le versioni delle dipendenze e delle dipendenze delle dipendenze che siano compatibili, perché comunque diciamo c'è un problema di compatibilità delle persone, ma questo secondo me è un argomento un po' più avanzato che però mi piacerebbe spiegarvi perché è fondamentale oggi. Sono stato troppo. Mi sono spiegato? La prossima domanda è: il package manager di Anaconda, anche chiamato Conda, interferisce con Pip? Allora, giusto, vi devo spiegare cos'è Anaconda. Eccolo qua, Anaconda, Anaconda è un'azienda. Anaconda è questa bellissima azienda con cui, non dico ho collaborato, però diciamo mi sono interfacciato con una libreria che loro hanno sviluppato. E quello che loro hanno fatto è un sistema simile a Pip, che onestamente c'è tanto da sapere che io non so, però mettetela così, è possibile per data scientist, ma anche per non, installare questo software che si chiama Conda, e Conda lavora insieme a Pip per effettuare l'installazione delle dipendenze. Quindi, dopo questa introduzione, per ricapitolare. Io installo la roba con Conda e se non la trovo su Conda la installo con Pip. Però effettivamente è un po' un pain point, onestamente. E su questa cosa effettivamente non la dovrei studiare di più. Ma quanta roba c'è da sapere nel mondo. Però allora vi spiego un attimo cos'è Conda. Allora, intanto installare Conda, lo potete installare, se avete Windows c'è anche l'installer su per Windows, esempio Windows. Dopodiché potete utilizzare Conda per installare pacchetti e per creare environment, ad esempio. Conda, questo è il comando, manno, no, conda -help, questa è un'opzione, -help, per chiedergli, ok, dammi un help, dammi un po' di input su come posso utilizzare il programma Conda, e lui ti dice, ok, puoi utilizzare l'opzione install, appunto, scusa, l'argomento install, positional argument, quindi è conda install e poi install la list of package into specified conda environment. Ad esempio, se io faccio conda install -h, ok, mi dice specificatamente per l'argomento install come utilizzarlo. Come vedete, install list of packages into specified conda environment. Ok, infatti questa è la sinopsis, conda install, e poi tutta questa roba che dentro le quadre è roba opzionale. Quello che non è opzionale, ok, infatti per esempio puoi passargli come meno n un environment e poi gli puoi opzionalmente passare la specificazione di una lista di packages. Tutti i punti. Per esempio, se io faccio conda install pandas, abbiamo un pandas oggi, ci sta un po' di più perché chiama dei repository, chiamiamoli così, che sostanzialmente hanno i packages già compilati, chiama dei repository che non sono quelli di Pip, non sono quelli di PyPy, e
e gli chiede: hai una versione di Pandas per il mio sistema operativo? Che a differenza di Pip invece scarica magari ecco, questo è troppo nel dettaglio, non lo so, però tipicamente pip compila. Se ci sono delle dipendenze in C, C++, pip compila, e questa cosa all'inizio un po' mi ha fatto capire che avrei dovuto utilizzare Conda, perché compilarlo significava spesso perdere del tempo. Invece con Conda scarichi il compilato, o comunque se ci sono delle dipendenze in C, che è un altro linguaggio di programmazione, con Conda le dipendenze in C le scarica già compilate, perché questa cosa che vi sto dicendo va confermata, riconosce il sistema operativo su cui lo state lanciando. Quindi cosa mi ha detto? Mi sta dicendo: package plan, ok. The following will be updated. Ok, lui in realtà non mi sta nemmeno dicendo di scaricare Pandas, mi sta dicendo scarica Stub Tools. Esatto, perché c'ha la build per la py 3.7 e poi tutta sta roba qui che forse c'ha a che fare con il mio sistema operativo. Ok, e quindi puoi mettere yes. Ora, il vantaggio di Conda è che hai anche gli environment. Ora, così magari. E cioè lui vi fa tutta una gestione degli environment, per cui lui vi crea tramite Conda un environment che potete chiamare, ed è un environment di Conda. Okay. In questo caso, per esempio, ho fatto una modifica a Dask, allora mi sono creato un environment per il progetto Dask, che è una libreria. Quindi, alla tua domanda, quale utilizzare, io consiglio, infatti adesso mi piacerebbe spiegarvi come usare Conda e utilizzare Jupyter Notebook, quindi installare, le cose tramite Conda. Se non funziona con Conda, utilizzate Pip. Quindi posso usare intercambiabilmente pip e conda. Sì, sicuramente la versione di Python che stai usando, cioè l'interprete Python che sta usando, comunica sia con pip che con Conda. Quindi se non lo trova con Conda, lo cerca su pip. Quindi se lo installi con pip va bene uguale. Anzi, a volte è meglio con pip, perché come hai visto poco fa, Conda mi ha fatto un package plan che non c'entrava niente. Vediamo se lo trovo. Cioè, a volte è troppo oneroso le dipendenze che ti scarica Conda. Quindi se riesci a trovare una soluzione migliore con pip, meglio pip. Quindi, allora, io adesso vi creerò un environment, così facete anche come creare un virtual environment con Conda. Anzi, Conda create, meno n gli passi come opzione il nome dell'environment, quindi Python class. Ok, lo sta creando. E mi sta dicendo, ok, la versione. No, non mi sta nemmeno dicendo quale versione di Python, va bene, mi piace. Quindi dice: to activate this environment, use conda activate Python class. Ok. E come potete vedere, invece che base, adesso c'è Python class. Quindi se io faccio which Python, no. Ok, perché non ho assolutamente ancora installato niente. Quindi se io faccio conda install pip, che non ce l'ha, dovrebbe installarmi anche pip. Esatto, vedi. Tutta questa bellissima popò di roba di dipendenze, e va bene, scarichiamo. E per ognuna di queste vi dice la fonte Conda Forge, che è un repository. Potenzialmente anche noi o voi potete mettervi, mettete un server, vi installate il software open source per fare da repository, e banalmente potete utilizzare, che poi si chiamano channel in realtà, potete pubblicare le versioni o i rilasci dei software che voi scrivete su un vostro channel, e poi scaricarle tramite Conda e utilizzando il vostro channel. Questo qua addirittura è compilato per Linux 64, e questo è il nome della libreria poi compilata. Ok, l'ha fatta. Quindi a questo punto, se io faccio conda list
Ok, queste qui sono le dipendenze che io ho, che voi direte che mi servono, in effetti queste qui erano solo per installare PIP. Il punto qui è che adesso voglio installare conda install Jupyter Lab, che è uno strumento figo che adesso vi mostrerò. Allora, che cos'è Jupyter Lab? Jupyter Lab o Jupyter Notebook, in realtà non sono la stessa cosa, però una contiene l'altro, è un ambiente di lavoro. Ok, questo è Python. Questo è l'ambiente di lavoro. Banalmente viene mostrato su browser perché lui in realtà comunica con il localhost. Cioè, allora, parentesi. Quando voi chiamate questo comando qui, Python lancia un web server, ok? Web server significa che è un processo che sta in ascolto delle chiamate HTTP. HTTP è il modo con cui comunica il browser con il web server. Quindi lui lancia un web server che sta in attesa di chiamate alla porta 888. Perché vi dico questo? Perché a questo punto, sapendo che voi, che questo processo è in ascolto in locale alla porta 888, utilizzando il protocollo HTTP, che è il protocollo con cui comunica il browser, voi sapendo questo potete connettervi a questo indirizzo da browser per comunicare col processo che avete appena lanciato. In realtà sta cosa la fa in automatico perché lancia in automatico il browser, gli passa il token, questo token qui è il token di autenticazione, perché non è che potete, chiunque può accedere a questo notebook. E in automatico lo lancia e quindi avete questo programma, questa interfaccia grafica qui, UI. A questo punto potete creare un file, sì, un file notebook, un notebook. Qual è il vantaggio del notebook? Notebook, come vi ho mostrato prima, che è la REPL, la interfaccia interattiva, la linea di comando in cui lanciate un comando e vedete il risultato, ecco. Jupyter Notebook, quindi uno di questi, che è un notebook, è un REPL, col vantaggio che avete questa interfaccia grafica in cui vengono mostrati i grafici. Quando nella prossima lezione, a questo punto forse quella dopo, però quando vi spiegherò Matplotlib e Pandas, vedrete qual è il vantaggio di di un notebook. Ad esempio, con questo comando Python, che è un po' come simile a quello in R in cui installi le librerie, sto dicendo importa pandas e dagli il nomignolo PD, che non è un partito politico. Quindi a quel punto io posso creare un data frame potrebbe esplodere. Oh, è riuscito. Ok, come potete vedere qui c'è questa bellissima interfaccia grafica con cui io posso anche interagire. Addirittura poi se io voglio plottarlo, guarda, potrebbe chiaramente questo non ha un senso. Ha un senso per mostrarvi il fatto che c'è questa interazione grafica che vi permette di scrivere codice e vedere in tempo reale il risultato, in maniera tale che voi andate avanti con il vostro processo di data science, quindi aggiungete una cella, perché funziona per celle, quindi io scrivo il codice nella cella, e il codice che io scrivo qui utilizza tutte le variabili e tutta la roba che è stata eseguita prima. C'è questo concetto di kernel, che praticamente il kernel è, fai conto, Python, la runtime di Python che viene eseguita all'inizio, al suo interno c'ha le variabili, c'ha il solito ambiente Python, che però ancora dovrei spiegarvi. E quando eseguite una nuova cella, potete utilizzare tutte le variabili precedenti. Addirittura, per esempio, se scrivo A uguale 5, qui se io richiamo il valore di A, lui sa che è 5. Ok. Abbiamo 8 minuti.
Potrei farvi un po' di spoiler sui tipi di dato. La prossima lezione, a questo punto, oggi abbiamo parlato tutto il giorno di virtual environment. La prossima lezione parlerò, magari comincio un po' ora, di tipi di dato, cioè che cos'è un tipo di dato? Le variabili, i dati in generale in un programma Python, hanno un tipo. Il tipo, vedi, vantaggio, posso anche cancellare le righe. Il tipo di una variabile dice all'interprete Python quanta memoria allocare. Per esempio, 5, che è un numero intero, viene salvato in memoria in una codifica binaria che è diversa da 5.0 o 5.1, che invece è un numero in virgola mobile, che sarà diversa dalla stringa A, che ha una codifica binaria differente. Queste differenze vengono implementate dal concetto dei tipi. Vabbè, qui fa vedere che vabbè, i commenti in Python, il commento inizia con la gradella, questo è un commento, molto boring, va bene. Il commento è una stringa, quindi un testo su una linea, su una riga, un'unica linea in questo caso. In Python i commenti sono a una linea, o almeno questo tipo di commenti sono su una linea, e quello che c'è da sapere è che banalmente è il testo che viene letto dagli esseri umani, ma Python lo ignora. Cioè l'interprete Python, quando vede una linea, una riga che comincia con la gradella, con la cancelletto, lo ignora, va alla prossima. Quindi sappiate, esistono i commenti e il codice può essere anche commentato, non è male. Vabbè, esistono i commenti su più linee, che banalmente sono cominciano con tre doppi apici e finiscono con tre doppi apici. Mi raccomando, finitele, chiudetele, perché se lo lanciate si arrabbia, perché si aspetta end of file, cioè trova end of file quando sta while scanning try poll quoted string literal. Mi raccomando ragazzi, questa è una cosa che ai corsi di informatica dicono sempre: leggete i messaggi di errore, leggeteli, e se non li capite fate questa cosa qua, pam, copia, incolla. Ora, magari questo qui che è un issue di GitHub, ecco, magari andate su Stack Overflow e vi spiega. Questo è un altro dei vantaggi di programmare oggi. Anche nel learn planning, giustamente quello dice, cioè, ora io spiega. You have made a string which has no end. Quindi glielo spiega. Quindi se voi cercate un errore, trovate. C'è una buona probabilità che trovi la soluzione, abbiamo parlato della conda, ok. Quindi commenti su più linee. Addirittura i commenti possono essere col singolo apice. Mai usato. Proviamo. O doppio apice o singolo apice. Domande? La domanda è, quindi Python e l'interprete da linea di comando non è in grado di mostrare i grafici di Matplotlib? Esatto, non lo fa, per questo è il vantaggio di Jupyter Notebook. Ora nel pomeriggio vi manderò un link di installazione per Anaconda, per Conda e per Jupyter Notebook o Jupyter Lab. Quindi la parte, diciamo, esplorativa di data science la fate la fate qui e vedete i risultati. Dopodiché, se volete metterlo poi in produzione, io ho degli script, ma li potete trovare anche online, che quando voi modificate un file Python notebook, quindi un Jupyter notebook, che è questo formato qua, vedi come IPy&B,
che non è codice Python, questo qui è JSON, questo è proprio metadati, c'è all'interno codice, però in realtà non è roba eseguibile il IPython, questo file qui. Però esiste un modo per trasformare il Python notebook in un file Python. E quindi poi, una volta che avete fatto il vostro progettiello, vi piacciono i risultati e volete cominciare a fare refactoring, lo trasformate in un file Python. A quel punto non avete più bisogno di vedere i risultati in tempo reale, di vedere i grafici, perché quello che volete fare è refactoring, testing, cioè refactoring significa prendere il codice, metterlo dentro una funzione, dargli una firma e renderlo più modulare possibile in maniera tale che chi lo usa, o voi stessi, tra un anno, 2 anni, ma anche tra 6 mesi, sapete quel blocco di codice che fa. Per esempio, gli date un nome e dice cancella colonne che non mi servono, oppure colonne inutili, e allora all'interno cancella le colonne. E avere un codice che è organizzato in questo modo vi permette intanto di non commentare il codice, perché già il nome della funzione è esplicativo di quello che fa uno. Quindi vi permette di sapere tra 6 mesi che cosa ha fatto il vostro, cosa fa quel codice dopo che lo guardate. Perché credetemi, quando rivedete il codice dopo mesi, no, dite: ma che cavolo ho scritto in questo codice? Uno, quindi per voi. Due, per il team, altra gente nel vostro team vede il vostro codice e velocemente capisce che cosa fa il vostro codice. Ci sono varie metriche, diciamo, per valutare la qualità del codice. Cioè, non è che soltanto perché funziona allora va bene. Cioè, il codice che funziona va bene per un primo step. Gli step successivi sono il refactoring, cioè mettere delle funzioni, metterlo dentro le funzioni, quindi dargli dei nomi, quindi renderlo modulare. E questo secondo step di refactoring del codice permette poi ad altra gente, che appunto lo ripeterò ancora, quando riguarda il vostro codice, di dire: ok, questo codice è quello che io mi aspetto faccia. E poi una parte importante è il testing. Specialmente se un software che fa delle cose critiche, per esempio magari del software che investe del denaro in borsa, compra delle azioni, dei titoli in tempo reale, e per questo fa un'analisi di dati. Chiaramente voi non volete avere dei bug sul vostro codice, quindi ogni funzione, ogni modulo che voi state definendo, vi piacerebbe testarlo, cioè avere una porzione di codice separata che chiama quella funzione e verifica che quella funzione faccia quello che dice di fare. Cioè, se quella funzione deve calcolare la temperatura, allora il modulo di test, quindi la parte che fa testing, chiamerà quella funzione con dei parametri e verificherà che l'output, che quella funzione che è sotto il test, che viene testata, che l'output di quella funzione dà quello atteso. E chiaramente tutta questa infrastruttura poi è quello che voi usate per scrivere librerie, per scrivere per codice e poi per metterlo in produzione. Quindi, diciamo, ci sono degli step, però non vi preoccupate, nel senso, è una cosa, ci vuole il tempo e non è una cosa che si fa da soli. Poi, appunto, è giusto che lo statistico si avvicini al mondo dello sviluppo software, ed è giusto che il mondo dello sviluppo software si avvicini al mondo dello statistico, perché nei team oggi come oggi è bene, diciamo, avere delle conoscenze anche longitudinali, ma questo è un altro argomento. Quindi, dentro Python il file.py, ad esempio, non ha senso e non lo puoi fare di vedere i grafici, proprio perché esiste Jupyter Notebook, che ormai è una tecnologia consolidata per tutto questo processo, questo workflow di sviluppo. C'è tanta roba anche su YouTube sul refactoring di progetti da Jupyter. C'è veramente tanta roba, eh. Altre domande? La prossima lezione partiremo con i data types, faremo gli operatori, che cosa sono gli operatori nei linguaggi di programmazione, e poi spero di arrivare alle funzioni. Object oriented programming, forse un accenno? E poi dobbiamo parlare di quelle cose che mi avete chiesto voi, Pandas, che chiaramente Pandas, Matplotlib e Duck,
li faremo con Jupyter Notebook. Ok, quindi. Ok, raga, ci vediamo giovedì. Ciao.